Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crypto Game. Eccoci con un nuovo episodio di Euro Truck Simulator 2. Allora, partiamo subito. Avevamo preso questo bellissimo rimorchio con un trasporto decisamente pesante per andarcene dritti dritti in Sardegna. Allora, pronti? Dobbiamo riprendere con una certa cattiveria, ragazzi. Qua abbiamo motorazzo sotto il sedere. Ok, guardate, ho preso la decisione che vi porto un episodio a settimana di Euro Truck Simulator 2, anche perché abbiamo diverse serie ancora in corso. E diciamo che Euro Truck è più un gioco, se vogliamo definirlo, rilassante, mentre invece, insomma, Skyrim, Assassin's Creed, Outlast sono giochi che richiedono un po' più di costanza, anche perché comunque portano avanti delle trame che è bene affrontare tutti i giorni per tenerle vive, diciamo. Mentre invece qua la trama del nostro camionista abusivo è solo quella di fare trasporti abbastanza illeciti a velocità ulteriormente illecite. Detto questo, alternerò un pochino le varie puntate di Euro Truck Simulator con Spin Tires. E che nell'ultimo episodio comunque abbiamo visto che siamo arrivati a sbloccare il primo garage, poi dovremo fare anche il primo carico, la prima vera e propria missione. Oh, non che quello che abbiamo fatto adesso non sia stata una missione, però è stato un po' così l'antipasto, chiamiamolo bene così. Allora, dobbiamo cercare di fare meno danni possibili pur mantenendo comunque una velocità del tutto dignitosa. Scala. Ok. Spero ragazzi che comunque il gioco vi stia piacendo, perché mi rendo conto è molto particolare, però se piace dà soddisfazioni. Attenzione che ho acceso targi cristalli. Volevo in realtà, ecco, ok, gestire le luci e accendere il cruscotto più che il targi cristallo. Anche per Spin Tires, ragazzi, ci tengo che magari vi possa piacere, specialmente visto che la prossima settimana uscirà il nuovo titolo che è SnowRunner e insomma quello deve essere veramente divertente. Oltretutto c'è la possibilità di fare multiplayer e online, quindi ragazzi io vi propongo che se eventualmente ne avete voglia potete contattarmi, chi di voi ha il gioco, e farci una partita insieme. Che ne dite? Ci potrebbe stare. Io la farei volentieri, ecco. Attenzione, il nostro camionista è abbastanza assonnato, si è dimenticato di fare il pisolino prima di partire, ma non si dimentica di fare il sorpasso aggressivo. Bravo, grande così, grandissimo. Mi sa che ci dobbiamo fermare una piazzola, decisamente. Ditemi anche voi ragazzi se avete magari delle preferenze per quanto riguarda video, serie, se avete qualcosa in particolare che vorreste che io vi porti. E io al momento ho tanti titoli che mi piacerebbe proporvi, però sentire anche la vostra opinione per vedere se anche i nostri gusti sono gli stessi, insomma, più che volentieri. E poi niente, mi piace molto interagire insieme a voi, quindi se eventualmente volete anche darmi consigli nei vari giochi, o anche per esempio qua in Euro Truck, se volete che facciamo una consegna piuttosto che un'altra, volete che io vada a visitare determinate nazioni, scrivete qualche commento. Ok, questa zona è molto figa della Francia, con questa stradina di campagna. Anche se però avrei bisogno di fermarmi seriamente attenzione a dormire dopo questa bruttissima curva abusiva. Guardate che figata. Figo. Allora, la grafica del gioco non è molto dettagliata, però il mondo del gioco invece, cioè tutta la mappa, e ha alcuni scorci che lo rendono particolarmente interessante.
Allora, là ci sarebbero delle piazzole dove poter dormire, però diciamo che andare là ci porterebbe un pochino fuori rotta, quindi sti cazzi, tiriamo dritto. Intanto è iniziato a piovere, quindi attenzione al grip, all'aderenza che sarà sicuramente più bassa, ma è qua che viene la vera abilità del nostro camionista che se ne frega dell'acqua e lui continua a tirare. Grande così. Va bene. Spero che comunque rilassi anche a voi il gioco. A me sinceramente dà un certo senso di rilassatezza guidare. È vero che, insomma, un gioco dovrebbe divertire più che rilassare, però se riusciamo a fare entrambe le cose, anche perché comunque il gioco di per sé a me diverte. Spero che comunque riesca a divertire anche voi, specialmente con questi sorpassi aggressivi con 33 e passa tonnellate caricate nel Preparati, rimorchio puntare a destra. posteriore. Grandissimo. Allora, piano qua, attenzione che dobbiamo Puntare a fare una destra. svolta. Non ci possiamo lamentare perché si è anche ricordato della freccia, sinceramente, quindi diamo a Cesare quel che è di Cesare. Però sarebbe bene farlo dormire. Altrimenti, so cazzi. Lo dico sempre, già è un problema quando è sveglio, figuriamoci se c'ha sonno. Ci schiantiamo. Allora, là ci sono due piazzole, però a mortacci loro me le hanno proprio messe nel punto in cui io dovrei uscire. Svoltare a sinistra. Vabbè ragazzi, stavolta sti cazzi, ci fermiamo lì un attimo a dormire. Tenersi a sinistra e Mi sa che comunque puntare a questo sinistra. viaggio ve lo dovrò spezzare in due perché è particolarmente lungo. Voltare a sinistra. No, qua non voltiamo a sinistra, dobbiamo tirare dritto perché guardate Ok, che cerchiamo un nuovo cala la percorso. palpebra, cala la palpebra. Attenzione. È qua, e Tenersi a frena. Taci sinistra e poi tua. voltare a sinistra. Che rischio. Sto cercando un nuovo No, percorso. no, signora, stia calma. Non cerchi un bel niente che dovevamo soltanto appisolarci un attimino qua. E lì. Ok, fatti la pennichella. Dai, carico che qua dobbiamo partire aggressivi. Ah, intanto sotto sta scorrendo il messaggio che abbiamo pagato delle rate del nostro debito, che non ricordavo neanche di avere, sinceramente, un debito. Attenzione, che ci siamo incastrati male con il nostro rimorchio. Allora, facciamo una cosa. Scusate, perché mi sto complicando la vita. Prendiamo la larga e usciamo in questo modo. Perfetto. Ok. Voltare a destra. No, noi voltiamo di qua, signora. Abusivi, lo sa lei che. Ok, cerchiamo un nuovo percorso. Attenzione, sul marciapiede. Qua dobbiamo andare a destra, però, quindi non Tenersi a possiamo fare più destra di e tanto i poi furbi. Ok, voltare a destra. Voltare partiamo con una marcia a destra. lunghissima. Ok, grande, così possiamo riprendere la Prepararsi a marcia. voltare a sinistra. Accendiamo soltanto il cruscotto, risparmiamo un po' di lampadina. Attenzione Voltare a sinistra. che qua ci buttiamo, senza guardare. Occhio, mamma mia, che pelo con i rimorchi al guardrail. Vabbè, ragazzi, se, cioè, se non rischiamo qualcosina, sti cazzi, voglio dire. Ok, qua invece. No, forse zitti che ce la facciamo. Sì, ce la facciamo, abbondanti. Bene, bene. Tra l'altro, se vi ricordate, il viaggio. Cazzo, cazzo! Vi ha rischiato qua, che questo qua si è infilato all'interno. E dicevo, il viaggio prevede anche una tappa in Corsica, se ve lo ricordate. Perché se non mi ricordo male, dobbiamo. E prendere il traghetto ad Ajaccio per andare ad Olbia per finire la nostra avventura in Sardegna. Quindi tocchiamo due isole in questa consegna, sperando di riuscirle a fare nel minor tempo possibile. Però ragazzi, guardate, abbiamo 1130 km da fare.
è un viaggio lungo, qualcosina ve lo spezzetto. Cioè, non vi spezzetto i video, ovviamente la consegna ce la facciamo tutta quanta insieme. Però ci facciamo il viaggio in due consegne. No, volevo dire che ci facciamo la consegna in due video. Ero concentrato nel non sbagliare ingresso in autostrada, perché sì, potrebbero succedere cose gravi. Attenzione, guardate i pompieri che ci tengono testa. Come si permettono? Ok, abbiamo finalmente imbroccato l'autostrada, così ci possiamo sparare alle velocità più illegali che ci siano. Ah, giustamente ragazzi, tenete in mente, ci sono 1100 km complessivi arrivare ad Olbia. Questo comprende... Cazzo, ma questo qua ma è un criminale maledetto. Oh, signore, non ci ha visto? Non guardi te. E dicevo, il viaggio comprende anche le traghettate, quindi quando noi adesso prenderemo il traghetto per arrivare in Corsica e poi dopo per arrivare in Sardegna, i chilometri diminuiranno abbastanza, non dico drasticamente, però insomma quei 200-300 chilometri ce li andiamo a togliere, ecco. Quindi sì, qualcosina lo risparmiamo in questo senso. Bene, ci mettiamo qua belli tranquilli ai 140 all'ora in corsia, nella prima corsia di destra, suonando all'autogrill. Attenzione, che nel suonare siamo finiti in corsia d'emergenza. Allora signori, questo qua lo passiamo da destra? Ma sì, dai, un po' di arroganza, suonandogli anche. Ale, grande così. E beh ragazzi, almeno ci intratteniamo in un qualche modo. Tanto ragazzi, stiamo facendo i 151 152, insomma qua la spinta è sempre più importante, perché come vi dicevo, dobbiamo metterci meno tempo possibile. È il nostro unico scopo, non è tanto la consegna quanto il tempo che ci mettiamo. Se poi ci sono danni o non danni, chi se ne frega. Ok, siamo in direzione Nice, Nizza, quindi, e in Marsiglia. Siamo quasi ai 160 all'ora, tantissima roba. Non vedo l'ora di sbloccare qualche motore un po' più arrogante. Faremo velocità assurde. Diciamo che questo qua abbiamo già un buon motore per avere compromesso tra alta velocità, perché un camion di 155 all'ora è un camion impossibile praticamente, e specialmente con i rimorchi io carico così, e compromesso anche con stabilità del mezzo, quindi relativa sicurezza. Attenzione, attenzione. Allora ragazzi, scusatemi ma mi sono distratto un attimo, sono schiantato male, ho dovuto ricaricare da poco prima del casello dell'autostrada. Comunque nulla di così grave, siamo di nuovo in marcia, come vedete è una velocità estremamente elevata. E vi chiedo scusa, però mi sono distratto veramente un secondo e tac, quando meno te l'aspetti sei già contro il muretto. Comunque rimaniamo concentrati. Vediamo di non fare cagate. Allora, se poi avessimo abbastanza soldi, cose di cui dubito fortemente, al termine del viaggio, potremmo provare a comprarci un camioncino da dare in affidamento a un altro abusivo come noi. Ne dubito più che altro perché siamo con pochi soldi adesso. E, insomma, un camion comunque sotto i 100.000 fa fatica a trovare. Oddio, in realtà ce ne sono, perché ci sono gli Iveco, quelli proprio che valgono poco, che comunque con 80.000 secondo me ce la facciamo anche. In teoria ce la potremmo permettere, in teoria. In pratica, se ce lo possiamo permettere, ce lo portiamo a casa, semplicemente. Anche perché poi iniziamo a entrare in un circolo dopo di guadagno a non finire, quindi sarebbe bene farlo. Poi dovremo provare tra un po', quando appunto ce lo possiamo permettere, a comprare dei garage un po' in giro per tutta l'Europa, in modo da settare dei punti di
respawn per il nostro camionista. Praticamente più garage abbiamo in giro, più camion possiamo comprare, più persone possiamo assumere che lavorino per noi e quindi ci portino a casa della gran moneta, ma soprattutto ci possiamo spostare rapidamente da una zona all'altra. Un'altra cosa non da poco, specialmente se vogliamo fare dei viaggi molto specifici, cioè se per esempio voi mi volete dire, mi dite, vorremmo che tu facessi un viaggio dalla Polonia a Istanbul, allora in quel caso, vedete, mi compro un garage in Polonia, mi teletrasporto là, prendiamo un carico e voliamo a Istanbul, fondamentalmente. Mentre invece così la devo proprio raggiungere la Polonia. Se volessimo fare un Polonia Istanbul, io dovrei viaggiare fino in Polonia e poi fargli il carico. Tenersi a destra. Non che sia un grosso problema, perché ottimizzeremo il tutto facendo un altro viaggio, magari un Milano o Danzica. Però sì, insomma, anche l'alternativa di comprarsi dei garage è molto valida. Ok, siamo comunque usciti dall'autostrada. Meno male che non costano, cioè costano tanto se fossimo nella vita reale, ma avendo, diciamo, una disponibilità di 18.000 euro, diciamo, non sono tanti, ecco. Tenersi a sinistra. Allora, così accendevamo i nostri abbaglianti, che al momento non ci servono. Bene, bene, ci facciamo una parte di viaggio anche con l'oscurità. Io magari direi, ragazzi, che appena arriviamo al porto qui in Francia ci possiamo anche salutare. Non vorrei tenerla troppo lunga, in modo che così ci spezziamo il viaggio in due video. Attenzione, attenzione, a destra, grandissima, grandissimo proprio. Ok, che dite, ce lo spezziamo là? Io direi di sì, manca ancora un po'. Staremo ancora in compagnia un po' di tempo. Adesso siamo arrivati a Marsiglia, quindi no, in realtà forse siamo... Aspettate, non mi ricordo se è a Marsiglia che ci si imbarca. Attenzione, intanto dobbiamo uscire però qua. Al momento ci schiantavamo, perché in realtà quelle lì voi le vedete come delle frecce trasparenti, ma per noi sono un muro. E quindi ci saremo schiantati là contro. Allora, attenzione qua. Siamo all'interno. Infatti mi sembra che qua non ci riusciamo ad imbarcare. Secondo me ci imbarchiamo proprio a Nizza per andare in Corsica. Uscire adesso. E poi sì, comunque avremo bisogno di un motore decisamente più arrogante. Più arrogante ancora. Già questo qua inizia a darci i primi segni di vita. Alla rotatoria. Però, cioè, è come dire che uno zombie sia più vivo di uno scheletro. Cioè, nel senso, ci siamo capiti, no? Apposta. Signore, che guarda. Prepararsi a voltare a sinistra. Facciamo anche un po' i criminali, insomma, cioè, siamo pur sempre dei criminali, no? Che trasportano materiali di grandissimo contrabbando. Materiale che il nostro Peppo predilige. Materiale di contrabbando e rifurtiva. Grande Peppo, grandissimo. Spero che anche la serie di Skyrim vi stia piacendo. Secondo me, ragazzi, ve lo dico sinceramente, porteremo un sacco di episodi del gioco, perché avendo anche tutti i DLC e essendo già Skyrim molto 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 corposo, abbiamo ancora parecchie robe da fare insieme. Parecchie. Ci riusciamo dal marciapiede? Ma certo che ce la facciamo. Attenzione, il sorpasso abusivo sul marciapiede. Grandissimo, grandissimo. Abbiamo rischiato di ribaltarci, di fare i mega danni, però ce l'abbiamo fatta. Dai, l'importante è quello. Qua ovviamente vedete com'è che funziona. Quando c'è il rosso si forma la colonna, noi ce ne sbattiamo altamente. In questo modo. Guardate che figata comunque. È figo, figo. C'è un bel panorama di sfondo. Attenzione.
qua c'è la rotonda, frena. Stai un po' più tranquillino, in rotonda adesso. Almeno. Cazzo, il cartello, porca troia. Scusi, cartello. Tra l'altro non abbiamo preso danno nel tirarlo giù. Beh, zitti. Andiamo via. Non è successo niente, eh. Non avete visto niente. Uscire adesso. Voltalo. Prepararsi. Molto figo questa adesso. Questa parte di Marsiglia è molto molto figa. Ah no, ok, ci imbarchiamo qua in realtà. A destra. Cazzo. Ha detto di voltare a destra, la vuoi ascoltare? Qui abbiamo la nostra imbarcazione. Guardate che figata. Quando si fanno le varie imbarcazioni, perché sali direttamente in barca. Prime volte non vi dico, sono diventato scemo per cercare di capire come funzionasse. Bastava semplicemente salire in barca e poi premere invio. Allora, esatto, qua ci facciamo un Marsiglia Porto Vecchio, vedete? Ok, quindi imbarco, andiamo. Riorientamento. E siamo quindi così in Corsica. Molto bene, molto bene. Grande così che siamo arrivati in Corsica. Allora ragazzi, per questo episodio di Eurotrack è tutto. Nel prossimo finiamo il nostro viaggio, arriviamo ad Olbia e vediamo di gestire un pochino la situazione garage e azienda del nostro camionaro aggressivo e chissà, magari ci riusciremo anche a comprare un garage, che dite voi? Beh, intanto io vi ringrazio e vi chiedo, lasciate un like se il video vi è piaciuto, condividete il mio video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e io vi ringrazio, un saluto a tutti da Clifford Game, ciao!